Il festival di Burlamacco andrà in scena al Teatro Eden. È la scelta a quanto pare definitiva dopo l'opzione Pala Barsacchi, sicura fino a qualche mese fa, ma saltata nelle scorse settimane a causa di cavilli burocratici. È un periodo senza pace per l'evento giunto alla sua 13ª edizione, che quest'anno è stato a rischio dopo la chiusura del Teatro Politeama di Viareggio. La fattibilità dell'evento al Pala Barsacchi, appena sfumata, ha obbligato lo staff organizzativo a vagliare diverse ipotesi, tra cui anche un eventuale spostamento al Teatro Comunale di Pietrasanta. Per scongiurare l'allontanamento da Viareggio o l'annullamento del concorso, il movimento dei carnevalari si è attivato fin da subito per cercare una soluzione alternativa adatta alle diverse esigenze di un evento di questa portata. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Fabrizio Larini, gestore del Cinema Eden, la kermesse carnevalara sbarcherà di nuovo in quello che è stato il teatro delle mitiche serate della canzonetta dei Rioni degli anni Ottanta, animando con la sua carica musicale un altro luogo sacro del Carnevale di Viareggio. La commissione selezionatrice del Festival di Burlamacco, composta da Andrea Paci, Abramo Butrichi, Francesco Donati e Walter Martinelli, ha selezionato le 12 canzoni finaliste in concorso che si esibiranno dal vivo durante la serata finale di sabato 2 febbraio. La data dell'evento rimane quindi la stessa, con inizio alle 21:15. La prevendita dei biglietti sarà fissata subito dopo la settimana di Befana.